Cari amici di Total Photoshop, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con iMovie e con il montaggio video. Quest'oggi vedremo lo strumento taglio sezione di iMovie e vediamo subito di cosa si tratta. Andiamo a riprenderci una scena che avevamo già visto e utilizzato in passato, quindi abbiamo come evento da utilizzare Flare Bartending. Vi ricordate questa esibizione, diciamo così, di Barman Freestyle? E avevamo proprio utilizzato questa scena. Guardate, qui abbiamo un'esibizione, ok? E a un certo punto, con un altro sistema, perché stavamo parlando in quel momento di audio, di un altro argomento, eravamo andati ad inserire praticamente questa parte in cui il pubblico si esalta ed applaude urlando, insomma, il competitor. Oggi vediamo come effettuare di nuovo questa operazione con lo strumento adibito a questa cosa di iMovie, che tra l'altro è uno strumento veramente molto utilizzato, perché nel montaggio video questa è un'azione che si fa di continuo. Quindi andiamo a prenderci la partenza, insomma, dell'applauso più concitato degli spettatori, ed è proprio questo in concomitanza. Ecco, ci aiutiamo anche proprio con il grafico dell'audio. Qui parte il tutto, vedete, ok? Noi dobbiamo selezionare però non solo l'audio, quindi utilizzando le maniglie parto da qua e ne andremo a prendere, insomma, una porzione, ecco, prima che il tutto si spenga. Magari, ecco, fino qua. Quello che dobbiamo fare è semplicemente andare a trascinare praticamente quello che abbiamo selezionato. Dobbiamo stabilire dove, quindi, ecco, se si tratta di un movimento particolare, possiamo farlo coincidere, ecco, per esempio con questo movimento. Potremmo farlo, quindi, diciamo che effettua un movimento spettacolare, e in questo punto faremo arrivare appunto il nostro l'applauso degli spettatori. Quindi trasciniamo qui la nostra clip, appena va a raccogliere l'oggetto rilasciamo, e quello che dobbiamo scegliere è proprio lo strumento taglio sezione. Quindi clicchiamo su questa scelta del menu e vedete che ci viene posizionato qui sopra, proprio come abbiamo visto ultimamente con il lavoro che abbiamo fatto con il blue screen la volta scorsa, ok? Perché il sistema è esattamente lo stesso. Vedete che vengono sovrapposte le due clip video. Generalmente, per chi fa editing video da tempo e ha esperienza in questo settore, nei programmi di editor video avanzati ci sono diversi livelli praticamente di video, quindi si possono in timeline posizionare, diciamo, più livelli video, e se sono tutti attivi, diciamo che quello sopra va a nascondere quello sotto. È un po' quello che accade in questo caso. Quindi noi abbiamo qui il nostro video che a un certo punto si interrompe e fa visualizzare appunto la parte sopra. Vedete che se adesso ci posizioniamo in questa, ecco qua, appena prima del taglio che abbiamo fatto, ho azionato il volume, andiamo a vederci un'anteprima. Eccoci qua, molto semplice da fare, ma è esattamente quello che lo strumento che ci serve il più delle volte per effettuare un montaggio video. Cosa accade al volume in questo caso? Facciamoci caso un'altra volta con un'anteprima. Ecco, in questo caso penso che possa andare bene così com'è, nel senso che continuiamo, se avete fatto caso, continua a sentirsi la musica di sottofondo, e in più si sente l'audio dell'applauso. Sicuramente in altri casi, se abbiamo un audio potrebbe anche dover essere azzerato. Quindi vi faccio vedere questa cosa. Se vado a prendere per esempio solo l'applauso e lo porto qui in timeline accanto, ne faccio un'anteprima, sentite che la musica di sottofondo in questo caso non c'è. Quindi in qualche caso particolare potremmo aver bisogno di andare ad azzerare l'audio di una clip o dell'altra, a seconda di quello che stiamo montando. Ma in questo caso, come detto, vedete che abbiamo quindi la colonna sonora del competitor e l'applauso, quindi diciamo che possiamo lasciare il tutto così.
Perfetto. Un altro esempio classico dell'utilizzo di questa tecnica è l'intervista. Io ho importato, lo vediamo qui in presentazione Max, dell'altro materiale. Qui è una video presentazione del nostro Max Furia che presentava un nuovo prodotto, e quindi abbiamo, diciamo in generale, l'intervistato, quindi il personaggio che parla, intervallato delle immagini. Ecco, utilizzando lo strumento dei preferiti, ho preso un paio di esempi. Vedete, qui abbiamo Max che sta parlando e quindi, e a un certo punto, composizione. Ecco che parliamo di composizione, appaiono delle immagini di quaderni, ma la voce che si sente di sottofondo, quindi l'audio, è sempre quello della persona intervistata, quindi del nostro Max. L'altro esempio qui più avanti, ma ovviamente sono tutti analoghi, quindi ecco che arriva in questo caso con una dissolvenza incrociata delle immagini, ma sentiremo sempre come sottofondo la voce di Max. All'interno dei nostri scatti, perché le fotografie non sono, lo ripeto, fatte solo esclusivamente da elementi ben... Ecco, come realizzare questa cosa? Esattamente con lo strumento che abbiamo appena visto. Quindi andiamo a prenderci tutto il materiale, ecco qua, dell'intervista di Max. Ci prendiamo una porzione, quindi magari questo al momento lo cancelliamo e facciamo qualcosa di nuovo in questo progetto di prova. Vado a prendermi quindi una porzione di intervista, ok, anche abbondante, tanto per fare... Ecco qua, un po' d'esercizio, e all'interno di questa clip, ok, posso adesso andare ad aggiungere un altro contenuto. Quindi al solito questi sono solo degli esempi, quindi non legano in quanto ad argomenti, ma io posso andare a prendermi dell'altro materiale da inserire, come se appunto l'intervistato stesse parlando, per esempio, della famosa gara di Flair. Quindi ho visto questo, ho fatto delle foto a questo evento, e quindi intervallare. Ecco qua, andiamo a prenderci una porzione di video. Eccoci qua, lo trascino sul progetto. Perfetto. E in questo caso vado a scegliere taglio sezione. Ok? Lo ripetiamo con un'altra... Ecco qua. Può bastare, lo vado a trascinare e scegliamo di nuovo taglio sezione. Posso anche decidere di andare a spostarlo in questo modo, ok, per posizionarlo dove meglio credo. Vado a posizionarmi qui, ecco il volume attivato, e ne guardo un'anteprima. Questo è un ottimo esempio per vedere il discorso che facevamo un attimo fa sul volume. Quindi quello che possiamo fare è andare, quindi in questo caso abbiamo bisogno ovviamente di sentire la voce della persona intervistata, quindi possiamo andare ad azzerare completamente o abbassare a una percentuale minima il volume praticamente della clip che abbiamo sovrapposto. In questo caso noi portiamo il volume a zero sia per la prima che per la seconda clip, quindi andiamo su regolazione audio e portiamo l'audio a zero. Clicchiamo su fine e rivediamo di nuovo, attivando prima il volume, un'anteprima di, per l'appunto, composizione. In questi quaderni, in questi ebook che trovate online sul nostro store, quello che facciamo è sviscerare una serie di argomenti che ci... Eccoci qua, se solo gli argomenti centrassero l'uno con l'altro sarebbe ancora più azzeccato. Avete visto però che lo strumento è molto semplice da utilizzare, ma è esattamente quello che si fa più spesso delle volte nel montaggio video, e soprattutto, come abbiamo visto in quest'ultimo esempio, è nel caso dell'intervista, dove si vanno ad alternare le immagini di ripresa dell'intervistato con quello che sono invece immagini relative all'argomento di cui si sta trattando. Questo è appunto lo strumento taglio sezione di iMovie. Io vi ringrazio al solito per l'attenzione e vi do appuntamento come al solito con iMovie e montaggio video a martedì prossimo.